La seconda giornata di questo campionato del mondo è iniziata da pochi minuti. Noi ci troviamo sul campo di gara e stiamo assistendo alla competizione. E anche oggi abbiamo visto che tutti gli agonisti sono partiti con la pesca all'alborella. Canne fisse all'inizio, lunghe 2,5 metri, 3 metri, per poi allungarsi fino ad utilizzare la rubagien sui 6 pezzi di canna. Ma qualche pesce d'Italia comincia già ad uscire. Oggi la temperatura è sicuramente migliore di quella di ieri. Anche le condizioni del fiume sembrano decisamente migliorate. Abbiamo una corrente più moderata e sicuramente questo favorirà l'attività del pesce d'Italia. La gara dura 4 ore, come tutti sappiamo, e sicuramente, come abbiamo visto ieri, i pesci d'Italia usciranno nella parte finale della gara. Quindi noi ci apprestiamo a seguire questa competizione, sperando che i nostri atleti possano recuperare il gap che hanno accumulato ieri con le prime della classifica generale. Sicuramente siamo un po' attardati, avendo riscontrato difficoltà nella pesca dell'alborella e non abbiamo potuto impostare e trovare i pesci d'Italia nella parte finale di gara. Ci aspettavamo nella prima giornata un risultato decisamente migliore, ma la gara oggi dura, come ho detto, 4 ore e quindi speriamo di trovare il coniglio dentro al cilindro. Seguiamo l'evento e tutti insieme poi dopo commenteremo.
Fall down, Mike. Allora, è appena terminata la seconda manche di questo 59esimo campionato del mondo. Ci siamo recati qui sul picchetto di Umberto Ballabeni, al quale gli chiediamo com'è andata la sua gara oggi. Ma spero abbastanza bene, insomma, il numero di pesci dovrei essere primo o secondo, però adesso dobbiamo pesare perché ho preso dei pesci non troppo grossi. Ecco, anche oggi l'hai fatta a senso unico sull'arborella o sei stato tentato di uscire, di provare a pesce grosso? Ma all'ultimo 15 minuti ho pescato fuori col mulinello, ma non ho preso niente, tanto non sarebbe cambiato poi niente come a livello di classifica. Avete dovuto apportare qualche accorgimento alla pescata di ieri, visto che oggi comunque sei nelle prime posizioni del tuo settore, mentre ieri hai chiuso in sesta posizione? Ma no, io ho pescato due volte nello stesso settore, praticamente mi sono spostato di un posto e ieri erano molto vantaggiati gli esterni, infatti hanno fatto dal primo al quinto là in fondo, a parte uno che ha preso due pesci grossi che si è infilato in mezzo, che fa già il secondo, poi io ho fatto il sesto, perché poi li ho battuti tutti, arriva da me praticamente. Oggi sembra che là hanno preso meno, però non lo so, adesso pesiamo e stiamo a vedere. Siamo in un fiume sempre un po' difficile da interpretare. Ma sì, sai, qui non sono usciti dei pesci d'Italia, a parte nel mio settore oggi ne è uscito uno, ieri ne sono usciti due che poi li ha presi la stessa persona, quello che ha fatto il secondo. Oggi ne è uscito uno solo, sembra. Per cui, sai, qui c'è stata solo l'alborella, un po' a senso unico, c'era l'alternativa di pescarla o su o giù. Io le prendevo su, sono rimasto su, uno su, non prendeva niente nessuno, poi dopo metà gara in poi chi ha pescato sul fondo secondo me ha fatto una taglia migliore, adesso lo peseremo. Bene, complimenti per la tua pescata Umberto, ciao. Allora, si è appena concluso il 59esimo campionato del mondo, siamo riuniti qui nella piazza principale della cittadina che ci ha ospitato, che ha organizzato questo evento e abbiamo qui con noi Maurizio Natucci, il delegato della federazione che al seguito del Team Italia. È un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Ma non voglio essere presuntuoso, ma non è mezzo vuoto né mezzo pieno. Sono un po' deluso, ma è normale, insomma. Noi normalmente siamo abituati a stare un pochino più alto del decimo posto da dove siamo arrivati oggi. Però, vabbè, dobbiamo comunque accettare questo risultato, anche perché comunque alla fine penso che la Polonia abbia fatto una grandissima gara, 32 punti in due giorni, sono pochissimi. Complimenti anche alla Repubblica Ceca e alla Francia. Pure la Serbia che ha fatto il quarto, se non sbaglio, a pari metro con la Francia, quindi bravi loro aver capito la pesca e vabbè, quest'anno è andata così, ci rifaremo il prossimo anno, speriamo. Ma ogni evento a conclusione può diventare anche un momento di riflessione, secondo te c'è un qualcosa nel nostro approccio agonistico che dobbiamo modificare alla luce di quello che è avvenuto, una pesca dell'arborella molto difficile che poteva essere pescata in superficie, in profondità, lunga, corta, cioè c'è un qualcosa che dobbiamo rivedere in questa tecnica oppure è un'occasionalità dovuta da un evento atmosferico che ha cambiato le strategie in corso? Ma guarda Alessandro, sicuramente noi in Italia l'arborella non la facciamo più. E non è a caso che i paesi dell'est negli ultimi anni comunque dove l'hanno riscoperta hanno dei grossi vantaggi, devo ricordare comunque anche il campionato del mondo per club vinto, non so se mi sbaglio, 3-4 anni fa in Serbia da serbi nei confronti della Longobardi, cioè comunque i paesi dell'est la pescano perché ce l'hanno. Non è un problema nostro di non saperla fare, è che non la conosciamo più, cioè purtroppo talmente poche volte che la facciamo che ci troviamo in condizioni che comunque sono quasi impossibili per noi. Qua non è che non abbiamo fatto la pesca dell'arborella, abbiamo fatto una pesca dell'arborella che era
totalmente alla rovescia di quello che dobbiamo fare. Purtroppo i padroni di casa, come anche i polacchi, la conoscono molto bene perché stanno qui vicino, l'hanno fatta sicuramente sul fondo facendo una taglia diversa e hanno dominato la gara. Premesso comunque che è anche un campionato del mondo, quest'anno non per cercare scuse è un po' strano, perché insomma io il giovedì prima della gara non ho mai visto il campo gara vuoto, perché sei arrivato te, l'hai visto, purtroppo le condizioni erano impossibili. Il venerdì il campo di gara era completamente diverso da quello che era stato da lunedì, martedì e mercoledì, quindi le prove che abbiamo fatto purtroppo non erano quelle che poi ci sono avute ieri e stamattina. Pensa che fino a mercoledì potevamo pescare all'inglese e a bolognese e la pesca poteva essere quella. Quindi sai, non è una scusante nei confronti di nessuno, perché comunque dobbiamo capire meglio anche queste cose qua, però insomma è un campionato del mondo un po' strano, un po' anomalo. La prima volta in vita mia che vedo che il giovedì non c'è nessuno sul campo gara, però questa è la pesca, dobbiamo accettarla. Se tu potessi riavvolgere il nastro e apportare alcuni correttivi nelle due gare, che cosa faresti? Eh beh, ora è facile, certo che è facile. Sandro, no. Purtroppo cosa farei? Farei che comunque, a parte che più che a me dovresti domandarla a Rudy, perché insomma il capitano è lui, però sicuramente stare meno a pescare a galla, al Borellino, e prenderei quelle più grosse sul fondo, come hanno fatto i polacchi e i cechi. La pesca è questa, noi l'abbiamo impostata in un'altra maniera, non solo noi, perché penso anche altri nazionali, è andata così. I wish to thank the organizer and the competitors, because I say 3 days before this is a very complicated championship. My dear vice mayor, I am sure that the River Morava is not this river. I am sure. I'm sure that. Allora, abbiamo al microfono Rudy Frigeri, il commissario tecnico della nazionale italiana. Una nazionale italiana che oggi ha mancato il podio per poco, sicuramente il decimo posto non rispecchia quelle che sono le nostre potenzialità tecniche, però mi viene da chiedere a Rudy, vedi questo campionato del mondo come un bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno? Forse tutte e due, non a livello dei risultati, è il bicchiere vuoto di sicuro. Però a livello di esperienza probabilmente dobbiamo prendere anche quello che abbiamo visto in questo campo di gara, una pesca nuova che noi non avevamo mai fatto e mai visto. Purtroppo il campo di gara è sempre cambiato, con la pioggia abbiamo provato solo 3 giorni e praticamente abbiamo fatto una gara su un campo di gara che è come se l'avessimo visto per la prima volta che abbiamo fatto la gara, sabato mattina. Non siamo dei marziani, non siamo in grado di inventare una pesca in un fiume che ogni zona aveva una caratteristica diversa e riuscire e avere la pretesa anche di vincere. Secondo me è una presunzione un po' troppo grossa questa. Abbiamo visto delle cose, abbiamo visto che si faceva l'arborale in un modo, in un altro modo. Io penso che ho parlato con i ragazzi, siamo un po' delusi per il risultato, però a livello di esperienza per me in un futuro questa è stata una trasferta molto importante per noi. Abbiamo capito che l'arborella può essere pescata in tanti modi. Noi siamo maestri nella pesca dell'arborella, negli anni 70-80 abbiamo insomma fatto cose importanti. Pensi che ci sia da avvicinarci un po' di più a questa pesca anche nei nostri campionati nazionali per cercare maggiore confidenza con questa disciplina, per essere più competitivi ovviamente quando capitiamo in gare a livello internazionale, oppure è una casualità che l'arborella qua oggi non ci ha dato soddisfazione? Perché non dimentichiamo che per esempio nel campionato europeo e nel campionato del mondo per club, che abbiamo vinto entrambi, l'arborella l'abbiamo fatta e ci ha aiutato a salire sul gradino più alto del podio. Sì signore, però a livello nazionale prima di tutto ci vorrebbero i campi di gara con l'arborella. In Italia secondo me ne abbiamo veramente pochi, o se non nessuno. Forse Montemolino, ho sentito, ma non sono certo. Questa è un'arborella diversa. Poi ti voglio solo riassumere una cosa, che durante le prove della settimana, diciamo martedì o mercoledì, l'arborella l'abbiamo fatta a galla, come abbiamo pescato in altri campi internazionali, e mi facevo una media dai 10 ai 14 grammi. Quelli che hanno vinto, conoscendo il campo di gara, l'hanno fatta sul fondo,
pescando con un 3 grammi a passare e avevo una media dai 20 ai 30 grammi. Cioè noi davamo per scontato, abbiamo più arborelle, poi alla fine avevano un chilo di pesce in più di noi. Noi questo non lo potevamo sapere fin a sabato sera dopo fatto la prima prova. Cioè non potevamo nemmeno inventarcela.